Sardegna.
chi è andato in quella zona lì può capire in che condizioni si trova. Quindi per una società che viene a proporre affari, quindi che propone diverse decine di migliaia di euro per cedere un pezzettino di terreno, perché poi si tratta di poche centinaia di metri quadri di terreno per montare una pala, questa offerta diventa abbastanza allettante per chi con quelle terre non riesce più a fare nulla. Quindi è vero che si è preparato prima il terreno perché ciò possa avvenire, perché se io chiaramente ho un terreno che mi rende, ho vantaggio anche dal punto di vista paesaggistico, perché io valorizzo il terreno, il territorio per la sua qualità paesaggistica, è più difficile l'ingresso di certe società da noi. È interessante vedere, cerco di andare velocemente, vi chiedo la pazienza di seguirmi, quella che era la situazione della Sardegna in termini di produzione elettrica nel 2007, stiamo parlando di 10 anni fa. All'epoca noi avevamo impianti idroelettrici con una potenza efficiente netta di 459,2 MW di potenza. Non so se si vede. Teniamo le luci. Si vede meglio? Quindi se guardate qua in alto, impianti idroelettrici, potenza efficiente netta 459,2 MW. Avevamo un numero di impianti tra eolici e fotovoltaici pari a 193. Se andiamo a vedere poi il bilancio energetico, all'epoca noi avevamo un esubero di produzione, questa è la curva nera è l'energia assorbita, mentre questa un po' più chiara, con questo spazio verde, ci dice quanto è quella prodotta, e c'è un esubero di energia prodotta, chiaramente l'energia, quella che viene prodotta deve essere consumata, quella in eccesso non è che finisce buttata nella rete, va via dalla Sardegna attraverso i capilotti che la collegano al continente. In quell'anno lì noi avevamo la produzione lorda idroelettrica era pari a 611 gigawattora, ricordatevi questo numero, mentre l'eolico e il fotovoltaico producevano 590,2 più 1,5 gigawattora. Se andiamo al 2016, che è l'ultimo anno in cui abbiamo i rilievi fatti, l'impianto idroelettrico è rimasto praticamente identico come potenza installata. Stiamo parlando di 400... Sì, sì. Vedete qua, la potenza installata è rimasta identica, così come praticamente la producibilità mediana. Mentre potete vedere che gli impianti eolici e fotovoltaici sono passati da poche decine a 354 per l'eolico e 33.296 per il fotovoltaico. Che cosa è successo nel frattempo? È successo che l'idroelettrico è passato dai 600 che avevamo a 274, è stato ridotto di meno della metà, mentre la produzione di eolico e fotovoltaico è andata a 1.872 e 925. Uno dice, vabbè, è un ottimo incremento, no? Perché sono aumentati gli impianti e aumentata anche la produzione. Ma se io mi sposto indietro di... possiamo andare qua al 2014, quando avevo 118 impianti eolici confrontati con, abbiamo detto, 350 attuali, 354, ed eravamo 118 due anni prima.
capacità di immettere energia elettrica da eolico nella rete è limitata, dovuta a problemi tecnici e anche alla cosiddetta non programmabilità delle fonti rinnovabili. Quindi vuol dire che qua stanno riempiendo gli impianti che in realtà non possono immettere in rete, devono rimanere fermi tutto il tempo. Ma è un impianto che rimane fermo tutto il tempo, che vantaggi ha? Quali sono i vantaggi? I vantaggi sono che una volta che hanno firmato il contratto e loro hanno diritto di mettere in rete, se Terna per problemi di gestione della rete stacca l'impianto guadagna come se stesse lavorando. Per cui noi ci stiamo riempendo il territorio di impianti eolici, di fotovoltaico, senza che effettivamente riusciamo a smaltire questo eccesso di energia. Tra l'altro, se poi andate a vedere, grazie al capilotto, noi siamo riusciti a smaltire, vedete qua sopra, un eccesso di produzione elettrica nel 2014 che è pari al 46,4%, lo vedete qua. E nonostante tutto noi oggi, perché la linea elettrica è satura, non riusciamo a smaltire tutto questo eccesso di produzione, gli impianti devono rimanere fermi. E quanto gli pagano questa energia elettrica? Se voi fate il conto che oggi una società che produce eolico può firmare un contratto con il gestore di servizi elettrici e ha un minimo garantito per kilowatt, che è questo qua, prezzi minimi garantiti, eolico lo vedete qua, prezzo minimo garantito per il 2017, stiamo parlando di 49 euro a megawatt. 49 euro a megawatt, se io lo moltiplico per la potenza per l'energia prodotta, che è 1872 gigawatt, quindi sarebbero, lo facciamo con la calcolatrice così, facciamo proprio i conti della serva. Se io faccio 1872, che sono gigawatt, per 1000, per, abbiamo detto 49 euro. Sei sbagliato. 100 perché un gigawatt sono 1000 megawatt. Scusa, devo fare per 1000. Quindi, scusate, 1872 gigawatt per 1000, che quindi diventano megawatt, per 49 euro a megawatt mi danno 91.728.000 euro all'anno soltanto di energia immessa in rete. A questa energia voi dovete togliere l'energia non prodotta e pagata ugualmente, pagata da noi dalle nostre bollette. Quindi Villa Ciglio e il resto della Sardegna, che è una terra di disperati che non è in grado di produrre lavoro e reddito, è in grado di garantire centinaia di milioni di euro di reddito a persone che neanche devono venire in Sardegna. Questa è la situazione. Voglio aggiungere che questo è un conto fatto a spanne, perché io non mi occupo della materia economica, ho competenze in qualche modo limitate in materia tecnica. Quindi non so se a questa cifra ci vanno aggiunti altri incentivi, ma penso che da sola basti a dare un quadro generale di quello che si sta prospettando in Sardegna, di quella che è la situazione reale in Sardegna. Perché io adesso ho parlato di eolico, non abbiamo parlato di fotovoltaico, non abbiamo parlato di biomasse, non abbiamo parlato della prospettiva per il termodinamico, per il geotermico, ma basta immaginarselo, perché i numeri poi sono facilmente ricavabili. E qua a Villa Ciglio, una comunità che conta oltre 4.500 disoccupati, dove la gente sta andando via, dove i terreni sono sempre più degradati, contaminati dalla presenza di discariche,
si viene adesso sottoposta all'attenzione di queste società che tra l'altro spesso e volentieri sono finite sotto inchieste per collusione con la mafia, perché tutti quei soldi per questi progetti, la Green Energy Sardegna nel 2010 è finita sotto l'occhio della magistratura per collusione con la mafia. Quindi perché è lì che trovano i soldi da ripulire, no? E che poi gli consentono guadagni facili. Una pala come queste, quando abbiamo partecipato alle conferenze di servizio abbiamo chiesto in quanti anni viene remunerato, loro hanno detto 7 anni, ma in realtà noi possiamo tranquillamente parlare di 3-4 anni, esagerando 5. Vi potete immaginare quindi quando io investo 3 milioni di euro per una pala, vuol dire che io guadagno 700-800 mila euro all'anno standone tranquillamente in vacanza da qualche parte, mentre le persone qua stanno andando a elemosinare un posto per intossicarsi dentro Villaseris, perché è rimasta l'unica prospettiva per Villacina. Quindi io adesso non la sto a tirare per le lunghe, perché spero di essere stato esaustivo, ci sarebbero tante altre cose da dire, ma mi pare che gli elementi essenziali ci siano. Come diceva Fisio, quindi quello che ci serve a noi oggi è ragionare sul da fare, tanto sul diritto nostro di essere partecipi del nostro futuro, di prendere decisioni. Noi per qua siamo stati totalmente esclusi. Hanno, in qualche modo, queste società, hanno come apripista usato qualche proprietario, per dire, chi disperato, chi da tifondista senza nessun interesse per il futuro del proprio territorio. E ora quello che sta succedendo è che, oltre a quello che è capitato in passato, adesso non possiamo mettere più voce neanche sui nostri territori, perché vengono in qualche modo espropriati d'ufficio dalla Regione Sardegna. La Regione Sardegna, ricordiamolo, ha competenze in materia energetica, è una materia concorrente con lo Stato italiano, potrebbe dire la sua, invece sta spesso in silenzio, ma molto più spesso è complice e connivente con, lo dico senza problemi, per questa è la verità, è quello che stiamo vedendo, complice di queste società e di chi attua queste politiche scellerate nel nostro territorio. Vi ringrazio. Non riusciremo più a